Ragazzi, qui su oggi siamo qua tornati con un nuovissimo video di Tour de France 19, tappa numero 10 da Saint-Flour ad Albi. Tappa di 218 km, molto molto vallonata anche questa. Non è da sottovalutare assolutamente, perché vedete sono 5 gran piani montagna di terza categoria, è vero, lontani dal traguardo, ma davvero anche in questa tappa meno delle altre, però non c'è davvero un metro di pianura e c'è molta stanchezza in gruppo. È l'ultima tappa prima del giorno di riposo, dobbiamo stare attentissimi non solo con Sonny ma anche con Vincenzo, quindi noi ci vediamo in gara allo sprint intermedio e poi ovviamente, a meno che non succeda qualche casino, ci vedremo gli ultimi 5-6 km, quindi a dopo. I 2 km, i 200 metri allo sprint intermedio. Fuga in tre, prima tappa, prima parte di tappa davvero nervosa, ragazzi, non andava via la fuga. E vi assicuro che i primi 50 km sono stati fatti a una media altissima, a mio parere. E vedete anche Sonny non ha molta energia, ma come tanti altri, perché adesso il gruppo ha davvero accelerato prima di questo sprint. Il gruppo ha davvero accelerato per chiudere il più presto possibile sulla fuga. Noi adesso abbiamo finito un po' l'attacco, vince lo sprint intermedio Peter Sagan, noi tagliamo il traguardo in seconda posizione, perdiamo quindi 2 punti da Peter Sagan, che sono comunque poca cosa a confronto dei 200 che abbiamo. Sagan che tra l'altro con Dylan Groenewegen ha provato a uscire in fuga, non chiedetemi perché, nei primi 30 km, anche per questo che il gruppo continuava a chiudere e doveva continuamente alzare l'andatura. Comunque, nulla di fatto, noi ci rivediamo alla fine a meno che appunto non succeda qualcosa. Quindi a dopo. Attenzione ragazzi, attenzione. Ultimi 18 km, rimaniamo in 49 davanti, gruppo che si è davvero frazionato in numerosissimi tronconi. Rimane indietro ancora una volta Bernal, ma con lui anche Fernando Gaviria e Alexander Kristoff, anche Kittel ancora in gruppo, ancora più indietro. Attenzione anche Geraint Thomas, si stacca, questo è un colpo di scena importante. Geraint Thomas ancora una volta respinto e si stacca, rimaniamo in 41 in questo gruppo. Attenzione quindi, c'è però Chris Froome, sono i Colbrelli ancora qui con davvero poca energia. Siamo tutti con la marea in benida, ci siamo davvero tutti. Fuga ancora attiva però, perché c'è De Gea davanti con ancora 40 secondi di vantaggio. Io andrei avanti così ancora per un po', a meno che non succeda altro. 38 secondi, il vantaggio si è cristallizzato. Ora 10 km dall'arrivo, volata ristretta per questa tappa probabilmente. Sono più difficoltà altimetriche, ci saranno invece difficoltà planimetriche ancora, quelle sicuramente, perché entriamo nell'abitato di Albi. 6 km all'arrivo, ragazzi. Dobbiamo preparare al meglio questa volata. Forse sarebbe meglio non farla tirare a Hausler, ma a Kören, che ha un po' più di energia. Non rischiamo di far casini. Ultimi 5 km. Kwiatkowski e Froome in prima posizione, nessuno tira. De Gendt comunque non mi sembra avere le gambe per andare fino al traguardo. Ora c'è un piccolo stappetto qua, ma niente di che, 4% 7% in questo momento. Siamo davanti con Sonny Colbrelli e ci siamo, 4 km all'arrivo. Deve venire qua davanti Christian Kören, che però non sta sovravanzando posizioni. Gilbert prova a allungare un attimo, attenzione, prova a fare la fagianata. Anzi no, si rialza subito, non era, ha preso la curva, si è avvantaggiato di un po'. Ma attenzione perché davanti ha ripreso vigore l'azione di De Gendt, 23 secondi, non è stato ancora ripreso, quindi andiamo ad Annibali a seguire gli attacchi assolutamente per evitare buchi. Adesso si è alzata l'andatura, tutto l'impulso di Giuliano Alaphilippe, 2 km all'arrivo, adesso sta per essere ripreso un'altra volta, per la prima volta volevo dire, De Gendt, che non è mai stato ripreso, l'ultimo dei fuggitivi. E ci siamo, Alaphilippe, ultimo chilometro, prendiamo questa visuale
Alaphilippe tira la volata a Viviani, ma in realtà se ne va per conto suo. Sagan prova a rientrare. Sagan, Sagan Colbrelli, Sagan Colbrelli. Sagan batte Sonny Colbrelli allo sprint, troppo forte per noi. Quindi altra tappa nervosissima, conclusa sì con una volata di un gruppo ristretto. Ancora Sagan Colbrelli, questa volta ha vinto Sagan. Quindi prende ancora più punti per la maglia verde Sagan, quindi incrementa il vantaggio. Vediamo poi due Sky, quindi anche Viviani anche questa volta non ha potuto attuare la volata. E adesso c'è anche Vincenzo Nibali in quel gruppo che è arrivato. Speriamo di non aver preso buchi. Ho messo a seguire gli attacchi per Vincenzo. Maglia gialla ancora su per primo Roglic, maglia verde ovviamente ancora sulle spalle di Sagan. Non è cambiato sostanzialmente nulla. Andiamo a vedere gli uomini di classifica se c'è Geraint Thomas. Ecco la classifica di tappa, arriva secondo sono i Colbrelli, Kwiatkowski, Froome, Valverde, Nesan, Quintana, Yates, Thomas no, e arriva in questo gruppo Fuglsang, Bardet, Beno, Dumoulin, da Martin, Jungels, Nibali, Roglic, Afalafilippe, Pinot, Kelderman, Uranga, Le Pen e via via tutti gli altri. Non mi sembra manchino tanti uomini di classifica. Adesso andiamo a vedere, oltre ovviamente a Bernal, che però è già fuori classifica. Prima top 10, nella top 10 è tutto invariato, guadagna una posizione Kelderman che si porta in 21esima posizione, ma sostanzialmente non è cambiato molto. Anche il nostro Domenico Pozzovivo guadagna 3 posizioni e Bahrain merita sempre più prima nella classifica squadre. Colbrelli ora si allontana notevolmente perché è a più di 30 lunghezze di svantaggio da Sagan, quasi 40, 37 per essere precisi. 7 punti che ci separano da Peter Sagan, terzo Benoît. Una voragine tra Colbrelli e Benoît che si trova a 91 punti. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche questo video. Dextrip è tutto come sempre, lasciate un commento, mi piace. Bello.